Invece di fermarsi all'alta dei carabinieri, ha premuto il piede sull'acceleratore per darsi alla fuga. Un inseguimento lungo Via del Sole, prima poi lungo la strada del Pasubio, fino ad arrivare in Via Tre Porte ad Isola Vicentina. Da Altavilla, dove si trovava la pattuglia, a Isola sono riusciti a fermarlo. Leonardo Pendin, 22 anni, incensurato in evidente stato di ebbrezza, ha anche colpito al volto uno dei militari. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso anche di marijuana. In attesa dell'udienza di convalida, Leonardo Pendin è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri.